i podcast di LCN Sport. Quello che avete appena sentito è il suono della campanella. Ci siamo passati tutti da scuola, no? Quello odierno, se vogliamo, è anche un po' il primo giorno di scuola per i direttori sportivi della Serie C. Alecco c'è, formale, ma di fatto di uomini in mercato precisi, delineati, non ce ne sono un po' da un po' di tempo. Poco meno di un anno fa si perdeva il DS Domenico Fracchiolla, lo sappiamo, che sta alla Virtus Francavilla ed evidentemente avrà le sue cose da fare, un mercato anche da questo punto di vista abbastanza importante. Poi, poco dopo l'avvento di mister Luciano Foschi, c'è stato anche l'arrivo della rescissione consensuale di Davide Tessaro, che da Fracchiolla è stato formato soprattutto lo scorso anno, un suo collaboratore, era stato lasciato a Lecco comunque per lavorare, aveva sicuramente fatto anche delle buone cose, ci sono delle operazioni sicuramente riconducibili alla sua figura. Abbiamo detto, dopo l'arrivo del tecnico è arrivata per lui, come per la città e anche per la squadra, questa rescissione consensuale e quindi l'addio anche di questo uomo mercato, che direttore sportivo non era, però di fatto svolgeva anche quel tipo di funzione. Per il Lecco quindi l'uomo mercato oggi come oggi è il patron Paolo Leonardo Di Nuno, di fatto lo è stato anche in estate, ci sono delle operazioni portate avanti direttamente da lui, come quelle che hanno legato Lecco a Prosesto, da lui insieme al resto della famiglia ovviamente, che ovviamente è titolata a farlo, e poi anche insomma da mister Luciano Foschi, che evidentemente ha fatto capire di avere determinate necessità, e poi le necessità sappiamo anche quali sono: un centrale, un braccetto di sinistra e una punta, tanto per cominciare, ovvero i ruoli dove ci possono essere le carenze in caso di assenza dei titolari. Diciamo una cosa, noi abbiamo parlato anche di Pecorini nel corso della passata settimana, diciamo prima di Capodanno. Ecco, chiaro è che per arrivare a un centrale da affiancare a Battistini, Pecorini dovrebbe lasciare il suo slot, quindi ci sembra anche abbastanza scontato, questa è la nostra lettura, che poi magari si rivelerà sbagliata, però diamo un po' per scontato che una cosa escluda l'altra, vedremo se evidentemente poi sarà così. La punta ovviamente è l'argomento che interessa a tutti, non che i difensori siano meno importanti ovviamente, però nel gioco del calcio poi si sa che gli attaccanti sono quelli che guadagnano di più di base. Non è regola diffusa ovunque, però diciamo che nella gran parte delle squadre poi bisogna guardare nel reparto offensivo per trovare i paperoni, tra virgolette, anche se in queste categorie il concetto non vale per l'80% dei militanti. E poi dall'altra parte chiaramente il Lecco ne ha bisogno a Lorenzo Pinzauti e fondamentalmente null'altro come 9 vero e proprio, e anche poi in attacco poi se dovessero essere portate a termine varie operazioni si potrebbe aprire la porta a qualche cessione che magari oggi non è in prima fila per poter essere realizzata. Non dimentichiamoci di quello che ci aveva dichiarato l'agente di Mattia Tordini non troppo prima di Natale, a 2 partite dalla fine, ovvero per me Mattia dovrebbe lasciare Lecco, quella era la sua lettura. E ci sono anche delle squadre che si sono mosse su questa situazione, non è che evidentemente siano passate inosservate, quindi anche Lecco dovrà essere bravo, eventualmente se arriveranno delle offerte, a saper tenere duro se ha scelto e vuole continuare a scegliere di investire su un giocatore che ha comunque ancora un contratto lungo, ancora di un anno e mezzo, che scadrà nel giugno del 2024. La punta, i nomi che iniziano a emergere sono tanti. Quella campanella che avete sentito è quella dell'inizio del mercato, che parte oggi, 2 gennaio, lunedì 2 gennaio, e tra l'altro prendiamo anche l'occasione a farvi gli auguri di buon 2023 anche subentrati nel nuovo anno, e quindi si potrà iniziare a lavorare
di fatto sulle operazioni da definire anche in maniera ufficiale. Il LEC, ad esempio, avrà a tutti gli effetti Carlo Martorelli, che è già stato ufficializzato, lui era svincolato, adesso si potrà procedere con il cambio di lista, quindi con Hermes Purros, da che è da svincolato, uscirà anche formalmente dall'elenco dei 24+1, e Carlo Martorelli che vi entrerà a far parte. I due, tanto si conoscono, si stimano, sono anche buoni amici dai tempi di Ravenna. E poi appunto il discorso della punta, ci sono vari nomi che sono usciti, mi hanno detto Tumminello, che è un attaccante anche di nome che si deve ritrovare, che a Crotone ha giocato ma non tanto, poco più di 20 minuti di media partita nelle 15 partite disputate in stagione. Su di lui Lecco Mantova Padova, almeno da queste sulle indiscrezioni, di questo possiamo parlare. Bernardotto lascerà Crotone, ne abbiamo parlato. Il Lecco è lista a Firenze, non è una punta, è un centrocampista offensivo e lui è comunque del Sestri, quindi sicuramente tra virgolette è più facile, perché il Lecco può far conto sulla categoria superiore che magari può essere più appetibile. Abbiamo parlato di Volta, anche però dovrebbe avere un accordo di massima con la Feral Pesolò, che quindi oggi si potrebbe ufficializzare. E poi i nomi, quelli un po' più recenti, si è letto parlato di Melchiorri del Perugia, il suo agente ha detto chiaramente che lì si trova bene, il Perugia non sta passando un buon periodo dal punto di vista sportivo, sta facendo fatica a far risultati e guarda tante squadre sopra la sua testa in Serie B. Ecco, su di lui ci sarebbe proprio anche il Padova, che dovrebbe fare parecchie operazioni, un po' come la Triestina a gennaio dopo aver cambiato allenatore e via dicendo. Comunque lui e Strizzolo dal Perugia potrebbero uscire, vedremo se poi evidentemente possa essere un piano appetibile per i blu celesti, non sicuramente a basso costo. Il nome nuovo è un nome che in categoria si sente girare spesso, sicuramente è un attaccante importante per la categoria, quello di Rocco Costantino del Monterosi, 7 gol in 14 partite. A Monterosi si è rilanciato definitivamente dopo un periodo non strepitoso con la Pro Vercelli di quindi poche stagioni fa. Costantino è un giocatore che è esploso qualche anno fa in categoria dopo aver fatto una buona trafila in Serie D, è esploso abbastanza all'improvviso, è passato anche da Trieste e via dicendo. A Monterosi si è riaffermato come assoluto protagonista della terza serie. Monterosi sta facendo delle buone cose nel girone C, lui la porta l'ha ritrovata con continuità, cosa che gli è successa spesso in carriera. Il Crotone ci guarda, deve liberare i posti che dicevamo di Tubinello e Bernardotto per proseguire con la comunque una cavalcata che non sta andando male, perché il Catanzaro sta facendo grandissime cose con 54 punti. Il Crotone non è molto indietro, ne ha 6 in meno, quindi può sicuramente ambire ancora alla promozione diretta. Poi i campionati si decidono sempre da gennaio in poi, questo lo sappiamo. Costantino, queste sono le indiscrezioni più recenti, l'Ecco gli avrebbe fatto una proposta di un certo tipo, 2 anni e mezzo di contratto, immaginiamo cifre importanti, dicevamo comunque un attaccante di un certo tipo. Si parla anche del Crotone, dicevamo, e dell'Avellino su di lui, che evidentemente al sud si è fatto anche un certo nome. Dubitiamo che siano trattative che si possano chiudere in breve tempo, anche se l'Ecco ha la stretta necessità di arrivare a un attaccante non a fine anno, a sessione come l'anno scorso con Nepi, che arrivò quasi all'ultimo secondo o giù di lì insieme a Vasic dal Padova. Però chiaramente per arrivare a un profilo di questo tipo bisogna ipotizzare una concorrenza di un certo tipo, e perdonate il gioco di parole. Certo, se arrivasse a Costantino, l'Ecco difficilmente potrebbe tirarsi indietro rispetto a delle velleità di altissima classifica. Chiaramente le altre si attrezzeranno per fare altrettanto, però mettere un profilo del genere come frontman ai peri più, diciamo che suonerebbe come un avviso ai naviganti. Buon 2023 ancora una volta e sempre forza l'Ecco.